So where do the computers come in? Where do the computers come in? Cashier was not only did you have a bell, but also a paper tape that recorded the transaction. So at the end of the day, the merchant could compare the paper tape to the amount of money in the drawer and verify that the employment contract had been correctly performed. In Tuscany. In Toscana, come del resto dell'Italia e come del resto dell'Europa occidentale, il tasso di crescita è tra 0 e meno 1% negli ultimi mesi, forse 0,3 meno, non so, una vera recessione. E i politici lo chiamano così. Claudio Martino è stato molto onesto nel quello che ha detto, il primo ministro invece è molto ottimista. Si parla molto e c'è molta retorica, devo dire, in questo paese a proposito del modo in cui stimolare l'occupazione, quando quello che i politici non dicono, ma noi possiamo dirlo perché siamo liberi di dirlo, è che ci saranno molta disoccupazione, perdita di posti di lavoro in Europa e in America nelle industrie manifatturiere, che siano i tessili, l'acciaio, sempre più disoccupati, molto più di quanto i politici non vogliono dire alla gente in genere. Qual è il consiglio che lei può dare ai toscani in una situazione in cui le banche non danno soldi per le idee, come in America, anzi ora anche in America non lo fanno più, i banchieri sono quelli che non danno soldi ai giovani per le idee perché sono dei vecchi sistemi oligopolistici per cui non hanno accesso facile al capitale? Cosa si può dire ai giovani imprenditori per generare attività, denaro, economia in modo concreto? Vorrei dare un esempio specifico. Quando ho visitato l'Università di Siena molti anni fa, ho incontrato un giovane economista che poi è emigrato negli Stati Uniti e ha messo a punto una di queste micro multinazionali, ha dei dipendenti in Italia, negli Stati Uniti, in Spagna e anche alcuni nella Repubblica Ceca, ma tutti insieme cercano una cosa che è più scarsa in Italia, anche a San Francisco, cioè parcheggi. È una tecnologia che usa i cellulari per localizzare posti nei parcheggi e pagare in tempo reale. Questo è un buon esempio, ma questo va un po' al di là della questione. Pensiamo all'identikit di un 25enne, 30enne disoccupato da qui, questo perché per ragioni economiche o per ragioni etipiche vivono a lungo con la mamma, non hanno la loro casa, e questo è una cosa perversa secondo me, ma a loro piace moltissimo, preferisco starsene a casa, anche se avessero i soldi, li vanno all'università facendo le cose insensate, studiano delle cose strane e poi rimangono disoccupati. Ebbene, questa nicchia educata di persone in Toscana, io non parlo degli operai del tessile che non sono qualificato, io parlo delle persone che hanno educazione. Bene, quando ascoltano e dice forse qui ci parla di un progetto di Siena, ma noi come si fa? Bene, lei deve dire loro cosa dovrebbero fare, due o tre idee, un consiglio, non una risposta semplice, come è stata quella risposta in fondo del sistema di ricerca di parcheggi. Bene, bisognerebbe essere come Larry e Gates quando hanno inventato Google. Ebbene, loro non sono qui. Ebbene, il fatto è questo, che è ancora possibile, e io credo che la via per il successo non è necessariamente di affrontare grandi problemi e creare un nuovo Google, un nuovo Microsoft, ma trovare una nicchia, come l'esempio del parcheggio, in cui l'Italia sia molto avanzato, l'uso dei cellulari che sono molto più venduti, molto più utilizzati degli Stati Uniti, questo è assolutamente vero, ma l'America sarà come l'Italia nell'arco di 4 anni.
E come fare soldi, per esempio, utilizzando il sistema degli SMS? Un sistema di SMS per il marketing o altre forme innovative di marketing o di contabilità, io credo che sia, in fondo è un po' come un sistema computer, sono transazioni mobili, in effetti il cellulare potrà essere il mezzo per tutto questo e possono anche andarsene, continuando forse a stare a casa loro perché la mamma cucina bene e perciò non andranno fuori casa. Passando adesso dalla Toscana a Google, alcune avranno sicuramente saputo qualcosa, letto di questo nuovo telefono Android. Che cos'è? È importante capire che Android è un sistema operativo per i cellulari. Tutti possono installare Android sul loro telefono l'idea di creare un ambiente per questo commercio mobile via cellulare a cui parlavo è un ambiente non di proprietà in cui tutto un campo aperto per tutta la concorrenza. Non è in se stesso un telefono, è un sistema operativo per il telefono e noi speriamo che possa essere largamente utilizzato. Potrebbe usare io sono consumatore e se vado in un negozio e vedo lì c'è un iPhone, l'Apple e poi vedo un telefono di Nokia con Google, ebbene e quello è qualcosa che io come consumatore posso vedere, toccare, cosa devo fare? Io come consumatore io spero che possa avere accesso a tutta una serie di applicazioni che sono disponibili su un mercato molto competitivo delle applicazioni. Google ha solamente 10 anni e ha fatto delle cose straordinarie.